tanta guagna per tutti, ragazzi. Qui è Mr. Clodar che vi parla e oggi siamo qui per commentare il nuovo trailer del quarto ed ultimo DLC per Black Ops 2, Apocalypse. Allora, il DLC conterrà due nuove mappe multiplayer, due mappe reimmaginate e riprese da precedenti Call of Duty e una nuova mappa zombie. Le due nuove mappe sono Pod e Frost, mentre le due reimmaginate sono Takeoff e Dig. Che cosa dovremmo aspettarci in Pod? Pod è una società utopica fallita e potremo attraversarla completamente sfruttando i vari edifici nascondendoci in essi. Inoltre potremo passare da un edificio all'altro grazie alle pareti ormai crollate a causa del disuso e dell'abbandono. Inoltre Pod sarà la mappa perfetta per ogni giocatore in quanto unisce scontri a corto, medio e lungo raggio, favorendo ognuno. Frost. Frost non è altro che una cittadina europea ormai coperta di neve. Infatti, quando noi arriveremo lì sarà appena terminata una bufera di neve e dovremo orientarci attraverso i vari edifici. Da che cosa è caratterizzata questa mappa? Semplicemente da un ponte che divide la città in due sezioni e lo scopo sarà quella di riuscire ad attraversare indenni il ponte. Lo potremo fare in due modi principalmente. Il primo sarà quello di sfruttare le varie barche per nasconderci e uccidere i vari nemici. L'altro sarà quello di attraversarlo e sbarazzarci di tutto ciò che troveremo davanti a noi. Takeoff. Takeoff non è altro che una versione di Stadium rivisitata e reimmaginata con nuove zone, nuovi cunicoli e nuove strategie da adattare. Da cosa è caratterizzata? Takeoff non è altro che una piattaforma situata al centro dell'Oceano Pacifico, studiata appositamente per il lancio di missili. E infine, Dig, l'ultima mappa multigiocatore per questo DLC. Dig non è altro che un sito archeologico, la quale struttura riprende quella di Cartyard, semplicemente reimmaginata con nuove strade, nuovi cunicoli e nuove piattaforme. E, senza alcun dubbio, nuove avvincenti battaglie. E finalmente siamo arrivati al pezzo forte di questo DLC. Origins, la mappa zombie. Origins è la mappa in cui avviene il primo incontro dei quattro giocatori, ossia Dempsey, Nikolai, Richthofen e Takeo. Questa mappa è ambientata nella prima guerra mondiale, rivisitata in stile zombie, e quindi sarà necessaria la massima cooperazione tra i giocatori per superare gli orrori della guerra e ovviamente le ordate di zombie. Nuovo elemento introdotto appositamente per questo quarto DLC è il tempo dinamico. E infatti all'interno della stessa partita troveremo momenti di pioggia, momenti di nebbia e nevicate abbondanti, il tutto sempre facendo attenzione alle ordate di zombie. E per sconfiggere questi zombie non potevano non mancare le nuove armi adattate alla prima guerra mondiale. Tra di esse troveremo l'MG-08, ossia la nuova mitragliatrice in stile prima guerra mondiale, e la Mauser, ossia la nuova pistola iniziale. Altro elemento fondamentale sarà il carro armato Mark IV. Infatti, cosa sfrutteremo noi? Noi sfrutteremo la sua piattaforma difensiva per sparare agli zombie e, secondo gli sviluppatori, scoprire nuovi ed interessanti easter egg. Ma ora passiamo all'analisi di qualche piccolo frame. Innanzitutto, come potete vedere in questo frame qui, la cassa ha un nuovo colore, ossia colore azzurrino diremmo, e a quanto sembra conterrà nuove armi prese direttamente da World at War. Ovviamente, essendo la prima guerra mondiale, non potevano mancare le trincee con i relativi bunker. Infatti, useremo questi bunker proprio per coprirci le spalle e, al tempo stesso, riuscire a sparare agli zombie che avremo di fronte a noi. Come potete vedere, troveremo anche dei laboratori all'interno di questa nuova mappa zombie. Probabilmente laboratori nazisti, utilizzati per studiare e fare esperimenti sull'elemento 115. Elemento scoperto proprio in quella data. Questo nuovo trailer è anche servito a rendere più chiari alcuni elementi chiave di questa mappa. Infatti abbiamo compreso l'utilità del nuovo carro armato Mark IV, ma ad esempio il robot sembra essere un nostro nemico. Infatti possiamo vedere uno zombie all'interno dell'oblò del robot,
e non sembra promettere nulla di buono. Ma non preoccupatevi, potremmo ucciderlo. Infatti, come potete vedere in questo frame, lo zombie sta cadendo all'indietro e ha gli occhi spenti, simbolo della sua uccisione. Come tutti voi saprete, durante la Prima Guerra Mondiale in Francia si affrontavano tre fazioni principalmente, ossia Francia, Inghilterra e Germania. Quindi, senza alcun dubbio, troveremo le tre fazioni zombificate e le dovremo affrontare. Infine, vi lascio con una piccola domanda. Potete notare in questi frame una specie di antenna contornata da un campo elettrico viola. Lo potete notare in vari frame e anche se al momento non è chiara la sua utilità e non è ancora chiara se sarà una parte dell'easter egg, se giocherà a nostro favore o se giocherà a nostro sfavore. Quindi ragazzi, vi lascio i commenti per farci sapere la vostra opinione. Bene ragazzi, il video si conclude qua. Vi invito dunque a lasciare un mi piace per tutte le nostre tesi e a commentare se avete appunto delle vostre teorie o se avete qualsiasi dubbio. E soprattutto, se non siete ancora iscritti a Wagna, iscrivetevi subito, perché sennò rischiereste di perdervi molte notizie fondamentali come questa qui. Detto ciò ragazzi, vi auguro una buona giornata e tanta Wagna per tutti. Ciao ragazzi!